di questa occasione di dialogo con voi. E quanto tempo c'è? E io ho letto appunto questo documento, ho pensato un po' di così di metterlo in prospettiva, cioè di rapportarlo alla situazione generale in cui si inserisce, no? Ecco, brevemente lo richiamo perché dà delle coordinate importanti. Lo richiamo sottolineando le finalità, i mezzi e il metodo che emergono da questo documento. Ecco, innanzitutto mi pare che ci siano tre finalità importanti, no? La prima, quella del rilancio del commercio equo e solidale, e sottolineando che deve essere protagonista insieme appunto a chi lavora per un'economia sostenibile, accessibile a tutti, alleandosi con l'economia sociale e civile, cioè con quelle esperienze che magari su un altro piano vanno in questa direzione. E si dice creando opportunità di sviluppo per produttori e di tutela per appunto in generale tutti i lavoratori. La seconda finalità, che deriva in fondo dalla coscienza del fatto che l'economia è comunque politica, cioè vuol dire non è naturale, non è una risposta a una presunta natura umana o a una presunta scarsità della natura. No, voi sapete che questi appelli alla natura, strano, però sono gli elementi di legittimazione del sistema attuale. Invece l'economia è politica, cioè vuol dire nasce da un orientamento, da uno sguardo, è una forma di elaborazione culturale. E il modello attuale infatti ancora, tra virgolette, regge perché è vincente, egemone la sua cultura, non perché produca risultati tali per cui tu dici me lo tengo stretto perché è un bel modello positivo e di progresso, perché siamo ancora immersi, direi drogati, nel capitalismo come cultura. Ecco perché tiene a fronte dei disastri reali che produce. Allora la seconda scelta, proprio di ordine culturale, la seconda finalità è di ordine culturale e politico, cioè si punta allo sviluppo, al commercio equo solidale come una forza che contribuisce allo sviluppo della democrazia partecipativa. E questo allora dice che il commercio equo e solidale non è un'organizzazione puramente commerciale, economica nel senso minimo del termine, nel senso separato del termine, ma esprime una soggettività politica. Non vuol dire che è un partito in più, non vuol dire che è collaterale a un partito, ma ha una sua soggettività politica. Terza finalità, direi interna al mondo del commercio equo solidale, renderlo più unito, più coeso, meno frammentato, meno concorrenziale sul piano interno, ma renderlo invece diciamo più unanime nel senso buono del termine. I mezzi che vengono sottolineati, innanzitutto no, il modo di vivere la bottega, di farla lavorare, cioè le botteghe come laboratori di proposte. Io aggiungerei la parola come laboratori di processi, no? Di dinamiche reali di cambiamento. Secondo, l'alleanza con altre reti. Terzo, le campagne su temi importanti, cioè lanciare appunto delle campagne mirate su questioni di frontiera. Quarto punto, quarto mezzo, intensificare il rapporto con la società civile e con le istituzioni. E infine, certo non perché meno importante, coltivare il rapporto con le nuove generazioni. Questi sono un po' i mezzi che nel documento vengono individuati. Il metodo, lo sapete, viene espresso con questa formula: vendere proponendo valori, quindi coniugare valori e prodotti. Ecco, rispetto a questo, no, quindi molto sinteticamente vi dicevo, di fronte a queste finalità essenziali, nel contesto attuale quali sono gli ostacoli, questo è un po' il mio mettere in prospettiva il documento per discuterne con voi, quali sono gli ostacoli rispetto a questo progetto e quali sono invece le forze positive, le potenzialità, no, che si possono esprimere prendendo coscienza meglio delle energie che abbiamo. Allora comincio dagli ostacoli. Ecco, innanzitutto, no, occorre proprio una lettura del contesto presente che superi l'uso della parola crisi. Purtroppo anche nel documento viene usata la parola crisi, ma se voi leggete questo presente, la nostra non è affatto una crisi economica, non è una crisi finanziaria, neppure se dite crisi di valori, crisi di civiltà, per dire che è una crisi globale. Perché la parola crisi si usa per i passaggi temporanei dove tu o guarisci o muori. Cioè o è un parto, cioè una trasformazione positiva, ma in poco tempo.
oppure veramente poi è il preludio di un tracollo. Questa qui non è una crisi, perché si potrebbero usare piuttosto due parole. Da un lato è il frutto di un progetto, non dico adesso complotto, per carità, non in modo paranoico, però è un progetto, cioè il progetto delle oligarchie finanziarie, di alcune oligarchie politiche e anche poi influenti sul mondo dei media, detto molto semplicemente, di sostituire alla democrazia il mercato, dove il mercato significa il mercato finanziario, con le sue esigenze, le sue regole, le sue compatibilità. Non è la democrazia che dà le regole alla finanza, è la finanza che dà le regole alla società, alla democrazia. Questo è un progetto. Se voi leggete i testi degli analisti di queste multinazionali, gruppi speculativi, grandi banche mondiali, grandi banche d'affari, grandi assicurazioni, agenzie di rating, le stesse che dovrebbero essere così obiettive, no, nella valutazione, che davano la tripla A a tutte le banche che nel 2008 sono fallite, fino al giorno stesso c'avevano la tripla A. Quindi capite, se voi vedete la proprietà delle agenzie di rating e vedete come lavorano, capite che non è affatto una valutazione dello stato dell'economia, sono strumenti politici di propaganda, di condizionamento appunto delle politiche collettive. Allora, questo è un progetto di egemonia dove le oligarchie finanziarie su scala mondiale si sono rese conto che la democrazia è un ostacolo, che la piena occupazione è un ostacolo, vogliono abbattere tutte le regole legate proprio alla democrazia concreta per stabilire regole nuove che obblighino gli stati a tutto quello che voi vedete quando ci dicono ce lo chiede l'Europa, le riforme strutturali, se no non agganciamo la ripresa, cioè ormai la favoletta la conosciamo tutti, no? Quella che, per cui ci bombardano tutti i giorni. Ecco, questo è proprio un progetto politico. Quindi i frutti che noi vediamo negativi, precarizzazione, disoccupazione, disarticolazione dell'economia reale e della società, in qualche modo sono messi nel conto, non è che sono un incidente, un'anomalia. Quando già nel 2008, per rendere mediaticamente l'idea di quello che stava accadendo, usavano l'immagine dello tsunami, ecco, quella è un'immagine retorica, è propaganda, non è un fenomeno naturale, è l'effetto di una politica. Quindi la crisi non è una crisi, è l'effetto di un progetto. L'altro elemento, certo, da un'altra angolatura più critica, lo stesso si può dire, non è una crisi, ma è un fallimento. La parola fallimento non è più pessimista, è più sana, perché se tu dici crisi, pensi che tra un po' passa, no? Ti immagini la situazione come se fosse un temporale. Quando riprende la crisi, voi sentite Letta, no? Che ha veramente una faccia tosta notevole, che dice la crisi finirà nel 2013, poi ha detto no, nel 2014, virgola, aggiungono sottovoce, ma la disoccupazione aumenterà. Cioè la prospettiva concreta per le persone, per l'economia reale, è di peggioramento. Cioè non pensate che passa la cosiddetta crisi, andremo verso il peggio, non stiamo andando verso il meglio, perché quel progetto di egemonia sta funzionando, sta vincendo. Controprova clamorosa, incredibile, spesso poco notata. Dal 2008 in avanti, uno dice, le istituzioni democratiche, i governi, magari anche i governi di centrosinistra, dovevano costruire una risposta di tutela, no, dei popoli, della democrazia, che i popoli non fossero ridotti a popolazioni. Sentite quasi una terminologia zoologica, ormai siamo diventati popolazioni che vengono amministrati da poteri forti, egemonici, che stanno altrove senza volto, inafferrabili. Ebbene, in questi anni i governi hanno, anziché contrastare questo progetto, l'hanno assecondato e continuano ancora oggi. Non so se sapete, per esempio, i derivati ci stanno ancora oggi, l'uso dei titoli tossici c'è ancora oggi, addirittura spesso da parte degli enti pubblici, e tutte le regole, le cosiddette risposte alla crisi che i governi hanno messo in campo vanno tutte, per esempio non mettono mai una tassazione patrimoniale, non mettono tasse alla finanza, non mettono regole e vincoli particolari alla speculazione finanziaria. Tutte le regole che mettono nuove vanno a precarizzare il lavoro, al taglio, lo sapete, della spesa per scuole, ospedali, per tutto quello che riguarda la vita delle persone e l'economia reale. E in questo senso il primato delle grandi banche, della pura speculazione sulle esigenze delle persone, dei popoli, della democrazia, è rimasto, anzi si è rafforzato particolarmente negli anni della cosiddetta crisi. Quindi in realtà dobbiamo temere la crisi e le risposte alla crisi, perché vanno nella stessa direzione che l'ha generata, cioè che ha generato questo fallimento dal punto di vista della vita delle persone.
Il grande fallimento, qui allora cambio parola, anche perché se tu dici fallimento ti accorgi che stai in un vicolo cieco e allora capisci che devi cambiare strada, devi cambiare logica. Se non prendi atto di un fallimento, tu resti nel modello precedente. Allora, leggendo, diciamo, su una scala grande, anche storicamente allargando la prospettiva, da dove viene questo modello di società che aveva creduto nella democrazia e finisce nella dittatura della finanza e disarticola completamente, no, il cammino della democrazia? In fondo viene da una tradizione occidentale che, nonostante tutti i suoi meriti, qui al largo, ma non vi preoccupate, andiamo poi al nocciolo, nonostante i meriti, le cose belle, nonostante Mozart, Michelangelo, Leonardo, quello che volete, no? Tutta la bellezza anche che questa tradizione ha espresso, è pur sempre una civiltà che ha creduto nel potere. Quando di fronte al cristianesimo, per esempio, che è stata la religione, in realtà non sarebbe una religione, ma insomma di fronte a quella rivelazione, ha incontrato un altro messaggio del tipo: guarda che la vita umana si fonda sull'amore e sulla traduzione dell'amore, dove l'amore non è solo un'emozione, un sentimento, è una forma di vita, è la trasfigurazione della condizione umana. Quando ha incontrato quello, l'Europa l'ha assorbito e l'ha alterato, l'ha geneticamente mutato e ha costruito una religione nuovamente fondata sul potere. E qual è la forma di potere più radicale? No? La modernità, che cosa ci ha insegnato? Che non è il potere dei muscoli, non è il potere dei carri armati, non è neppure il potere della propaganda di per sé, è il potere economico. Il potere del denaro è un potere puro, può distruggere, può creare, può comprare, può vendere qualsiasi cosa. Da qui nasce questo modello di civiltà dove poi si è radicato, era ovvio, era fatale, era prevedibile. Il potere della finanza, che è la sfera del potere dove appunto si gestisce il denaro per il denaro e dove ormai è diventato vero che il capitale è lui la fonte della ricchezza, cioè il capitale si riproduce da solo. Pensate all'inizio della modernità economica, quindi Adam Smith, quando a loro si chiedeva da dove deriva la ricchezza, qual è la fonte del progresso dell'economia umana, loro un po' stoltamente rispondevano due fattori: il lavoro e il capitale. Perché dico stoltamente? Si sono scordati la natura, cioè che tu nel lavoro hai bisogno di energie naturali, elabori materiali naturali, devi stare alla compatibilità col mondo naturale. Quindi l'economia moderna è nata concettualmente dimenticando completamente la natura. Adesso ha fatto uno scatto in più nella sua follia, sta cancellando il lavoro. Non è il lavoro che produce la ricchezza, è il capitale che la produce da sola. Quindi il lavoro è diventato sinonimo di costo del lavoro, è diventato un freno, è diventato un peso, non è diventato un elemento, no, di progresso e di liberazione. Allora, dentro questo modello, che da un lato è un progetto politico, dall'altro è l'esito di un fallimento di lungo periodo, c'è di fatto questa egemonia concreta della finanza che, venendo a noi, alla nostra particolare angolatura, costituisce un ostacolo per il commercio equo e solidale. Perché il commercio equo e solidale che cosa mette al centro? La produzione a certe condizioni dentro l'economia reale e il commercio come commercio tra le persone, tra produttori e consumatori, sempre nell'economia reale. Beh, è in blocco l'economia reale che è stata marginalizzata. Quindi figurarsi quanto può perdere di peso il commercio equo e solidale nel suo insieme. Capite? Nell'economia attuale, a differenza di quando il commercio equo e solidale è nato, lo strapotere della finanza è molto più forte. Quindi tu non ti devi più confrontare tra un modo equo e solidale di produrre e un modo invece non equo e non solidale di produrre e dunque poi di commercializzare. È proprio la produzione come tale che conta molto di meno. Quindi in un mondo finanziarizzato questo tentativo chiaramente fa più difficoltà, ha degli oggettivi, diciamo, degli elementi oggettivi di impotenza che deve scontare finché l'economia viene egemonizzata dalla finanza. Secondo fallimento, seconda causa di difficoltà, no? C'è anche da dire in chiave autocritica che sono falliti quei progetti di democratizzazione che dal 1968 fino grosso modo alla fine degli anni 70, pensate anche alla storia italiana, avevano prodotto le riforme tipiche del costituzionalismo. Ve ne cito una sola di legge, pensate alla legge 180, quella per la liberazione delle persone dichiarate matte, pazze, pericolose, no? Il tentativo di riforma della scuola in senso democratizzante, la riforma sanitaria, lo statuto dei lavoratori.
che gli anni 70 vengono ricordati come gli anni di piombo, ma c'era un altro versante, eh? C'era il versante delle riforme democratizzanti. Ecco, tutta quella stagione, pensate nella Chiesa Cattolica, il mondo e quello che poteva significare. Ebbene, tutti questi semi di primavera, in realtà dagli anni 80 in poi, quindi sono già più di 30 anni, via via sono falliti, è rimasta una coscienza critica, sono rimasti i movimenti sociali alternativi, però estremamente frammentati e privati di una speranza che sia capace di unire tutti questi movimenti, che sia visibile nella società. Quindi in un certo senso c'è una parte di fallimento che riguarda il nostro mondo, cioè non siamo riusciti a svolgere le speranze degli anni 60 e degli anni 70. E il fallimento di quelle speranze ancora comporta questo congelamento nella nostra situazione. Terzo fattore di difficoltà, dicevo, la mancanza di risposta politica. Non solo per l'oggettiva complicità, diciamo, dei governi, delle politiche economiche che vengono fatte. Avete visto che tra la politica economica stile Berlusconi, quella stile Monti e quella stile Letta non c'è differenza. La logica è la stessa. Sacrifici, pareggio di bilancio in Costituzione, precarizzazione e così via. Ma in generale c'è stato uno sfaldamento, un tracollo, si potrebbe dire antropologico e istituzionale, della forma partito, cioè dell'istituzione del partito in quanto tale, altrettanto si può dire del sindacato, in molta parte, non in tutto, ma in molta parte sì. E allora, di fronte a questo, anche chi si muove sul terreno dell'impegno sociale, per esempio nel mondo delle botteghe, nel mondo solidale, non trova di fatto interlocutori politici. Tu ti trovi nel deserto, per cui non hai una sponda istituzionale con cui confrontarti, attraverso la quale far diventare progetto, nuovo diritto, nuova riforma, quello che tu sperimenti nella tua prassi quotidiana. Quindi c'è stata una sorta di depoliticizzazione delle istanze dell'equità e della solidarietà, e questo allora rende molto più complicata qualsiasi traduzione politica di queste istanze. Un quarto fattore di difficoltà direi che è l'emergere della povertà di massa anche in Occidente. E in fondo, quando è nato il commercio ecosolidale, si diceva il rapporto nord-sud, ricordo il rapporto Brandt, nord-sud, una nuova prospettiva, benissimo. Oggi il sud, lo sappiamo da tempo, se sud vuol dire parte del mondo colpita dall'oppressione, dall'ingiustizia, che deve fare i conti con la miseria, il sud è da tutte le parti, non è più un'indicazione geografica. Allora, rispetto a questo, le istituzioni e lo stesso mondo del volontariato non sono affatto preparati di fronte a questo tipo di emergenza, di fronte a questa mutazione genetica del tessuto della società. Capite? Non sono più i barboni senza dimora, i mendicanti, i rom, no? Queste figure quasi marginali per definizioni. Ormai tu puoi trovarti da un giorno all'altro, per esempio se ti separi, per esempio se perdi il lavoro, tu ti puoi trovare da un giorno all'altro in fila alla mensa Caritas, se sei fortunato che c'è la mensa Caritas nel tuo paese, e cambi completamente condizione di vita. Ora capite, questo cambia il contesto in cui opera anche il commercio equo e solidale. Ci sono esigenze che sono legate ai bisogni primari, e queste ormai sono diffuse nella normale popolazione. Una penultima fonte di difficoltà, una fonte di, insomma, di problemi per l'attuazione di questi progetti, ecco, la mancanza di conoscenza e di un confronto, di un dibattito vero e proprio su questi temi. Pensate con quale facilità, un po' presso tutti noi, passa, no, quasi la naturalità di queste espressioni, siamo nella crisi, oppure la parola ripresa, oppure la parola crescita, come fai ad abbandonare la parola crescita? Di fatto, anche se hai letto Latouche, non l'abbandoni, perché crescita sembra, nel linguaggio delle persone normali, che significa uscita dalla precarietà, benessere, potersi sposare, poter trovare casa. Capite? Nel linguaggio quotidiano, non degli economisti, la parola crescita regge, perché crescita vuol dire cose positive. Allora, c'è un grande tasso di propaganda, di filtro ideologico sulla percezione della realtà. Se tu ti attieni a un telegiornale, a un giornale che leggi, stai fuori dalla realtà, cioè stai dentro la propaganda, e per quasi tutti è così. Allora il punto vero è che tu non devi, come un po' dice il messaggio, dare un messaggio chiaro, il testo del documento, dare un messaggio chiaro. Non è solo questione del messaggio, e si insiste sulla chiarezza, d'accordo.
Il problema vero è che il messaggio deve scaturire da un processo conoscitivo, cioè siamo carenti di conoscenza. La democrazia non è solo partecipazione. Inutile che citiamo la canzone di Giorgio Gaber, la libertà, è benissimo. Però se non c'è la conoscenza, la partecipazione può diventare populismo. Pure nel fascismo italiano, nel nazismo tedesco, nello stalinismo sovietico, pure lì c'era tanta partecipazione. Persone come noi si schieravano, andavano a fare gli esercizi clinici sotto i balconi dei dittatori, andavano ad applaudire, partecipavano. Però non c'era un grammo di coscienza critica e di conoscenza. Allora la partecipazione deve essere sostanziata dall'incremento delle conoscenze. Se noi fossimo meno ignoranti non staremmo affatto a questo tipo di propaganda e ci ribelleremmo. Allora dai giornalisti, gli operatori della comunicazione, la gente comune, siamo immersi in questa rappresentazione della realtà. Il mondo ci viene raccontato in questi termini che sono completamente falsificanti. Allora occorre invece veramente lavorare alla crescita della conoscenza per leggere la situazione reale. Poi appunto è finito il dibattito, se voi sentite gli economisti in televisione o i politici o nella versione diciamo più squallida, i talk show televisivi, lì non c'è più un confronto, è finito il pensiero collettivo. Pensate, una società che non si pensa, con la scusa del crollo delle ideologie, cioè questo divieto di pensare la società perché se lo fai stai dentro l'ideologia, ogni richiesta democratica che non collimi con le esigenze del mercato finanziario, come viene condannata? Si dice questa ideologia. Tu dici vuoi che la scuola pubblica garantisca un'educazione, una formazione a tutti? Questa ideologia, tu stai fuori dalla storia, parli uno come uno di 30 anni fa. Ecco, deve rinascere un pensiero collettivo. Guardate le nostre forze politiche, i vari partiti, adesso senza entrare, spesso anche i movimenti, non è che siano tanto meglio, manca un pensiero collettivo, cioè un'analisi, una lettura reale e una visione dell'alternativa. Il massimo di criticità che si riesce a esprimere è la lotta contro la casta. Quella la può fare anche un movimento neofascista, non c'ha problemi. La lotta contro la casta, le auto blu, gli stipendi, attenzione, quello è uno specchietto per l'allodole. Qui la lotta è contro il capitalismo, non contro la casta. La casta è un effetto molto secondario di tutto questo meccanismo. Allora occorre però una conoscenza analitica dei meccanismi di dominio, come occorre una visione alternativa di quello che potrebbe liberarci. Non uscire dalla crisi, ma veramente trasformare l'economia. Questo è l'essenziale. Ecco, l'ultimo fattore di difficoltà, il modello vigente, dicevo, la cultura, la mentalità diffusa è passata nelle coscienze delle persone. E se voi leggete gli studi delle scienze umane, dagli psicologi ai sociologi, i più bravi, quelli che vanno più in profondità, sapete chi sono? Gli psichiatri. Le migliori analisi sulla mentalità attuale purtroppo ce le danno gli psichiatri. Per esempio leggetevi il libro di Vittorino Andreoli che si intitola Il denaro in testa. Il titolo è tutto un programma. È nato alla base della società una sorta di nuovo individualismo per cui l'individuo concreto, normale come noi, nella quotidianità che fa? Perde la coesione della sua personalità, si potrebbe dire la fedeltà a se stesso, si spezza in tante identità quanti sono i ruoli e cerca di succhiare quanta più gratificazione possibile da questi ruoli. In alcuni deve sopravvivere, in altri c'è qualche gratificazione, ma ha perso, primo, l'unità della sua personalità, secondo, è incapace di esprimere una soggettività politica, terzo, c'è un libro di Luigi Zoia che si chiama così, sperimenta la morte dell'altro. Qui dice, dopo la morte di Dio, di Nietzsche, di fine 800, c'è la morte dell'altro, cioè l'altro proprio non lo vedo, ormai sta a una distanza tale che l'indifferenza, oltre che la paura, è diventata il mio clima interiore. Ecco, immaginate di fare la proposta del commercio equo e solidale a uno che sta immerso in questo che gli studiosi chiamano il nuovo individualismo. Perché nuovo? Dicono l'individualismo classico, quello che ne so, dei primi dell'Ottocento in America, dove quelli volevano costruire ciascuno a partire dall'individuo un'altra società, cioè aveva alla sua base una sorta di sicurezza di sé. Questo attuale, il nuovo individualismo, c'ha alla base, nel cuore, profondamente, magari non avvertito, il panico. Cioè uno sente che questa società è ostile alla vita, è pericolosa. Quello che chiamano mercato è una guerra di tutti contro tutti. Non è un mercato come incontro, non è uno scambio, è veramente una guerra. Allora, dentro questo panico, ciascuno abbassa la testa e si organizza a vivere addirittura spezzando se stesso in tanti ruoli, in tante funzioni, in tante maschere.
Allora, quando io vado a cercare un interlocutore, non quello politico, ma la persona della vita quotidiana, c'è caso che questa qui prende tutto in chiave strumentale, funzionale, e può fare altrettanto col commercio ecosolidale. Mi serve per fare un regalino carino sotto Natale, punto. Non c'è una relazione vera, non c'è una coscientizzazione. Quindi il rischio non sta solo con le istituzioni, con i politici, sta nella qualità delle relazioni con le persone quotidiane che incontriamo. Ecco, se questo è un rischio concreto, diciamo, questa serie, no, di difficoltà, di ostacoli, quali sono invece le opportunità positive? C'è un economista australiano, John Kiggin, che dice: in realtà noi stiamo scontando l'effetto di idee morte, letteralmente il titolo del suo libro è così, le idee morte che camminano tra di noi. Le idee morte sono quelle del liberismo, cioè sono chiaramente sbagliate, fallimentari, neppure scientifiche sul terreno dell'economia. Ma noi a decenni e decenni di distanza le prendiamo come se fossero Vangelo, le attuiamo come se fossero la verità, e queste ancora fanno danni tra noi. Allora, quali sono invece le forze positive, almeno potenziali, che il mondo dell'eco e solidale può mettere in campo? Ecco, la prima caratteristica direi che è questa. Pensate all'espressione commercio eco e solidale. L'istinto ci porta subito a sottolineare gli aggettivi eco e solidale. Senza fretta, fermiamoci alla parola commercio. Ecco, in questo modello, e questo qui è un grande potenziale di cambiamento. Commercio, in questo caso qui, non significa scambio. Lo scambio mercantile, lo scambio secondo le regole del capitalismo, sapete cos'è? A parte che c'ha la caratteristica di una guerra, in cui ognuno deve prevalere sull'altro. Ma è quel tipo di rapporto minimo, nello scambio vero, quello secondo il capitalismo, il rapporto è ridotto al minimo perché è mediato dal denaro. E il denaro serve proprio a sgravarmi dal peso di implicarmi in una relazione. Io vado in edicola con 1,30 euro, compro il giornale e non è che divento amico del giornalaio, gli ho dato 1,30 euro e quello mi dà il giornale. Quello è lo scambio capitalistico, cioè il denaro è il protagonista e proprio lui si mette in mezzo nel rapporto tra le persone. Tanto più che nello scambio io penso al mio vantaggio, non è che penso né alla qualità della relazione né all'altro, penso a quello che mi conviene, al mio profitto, al mio sconto, al potere che sto acquisendo. Quindi non equiparate mai scambio e reciprocità. Lo scambio non è reciprocità. Se va bene è simmetria, ma non è vera reciprocità, cioè incontro tra persone. Invece nel commercio eco e solidale, sentite l'etimologia latina, no? Da un lato c'è la parola merce, il prefisso è la parola cum in latino, cioè il con, l'insieme. Allora il prefisso decide della qualità della circolazione della merce, che viene riportata alla relazione tra le persone. Cioè nel commercio eco e solidale il commercio non è uno scambio ma è un incontro, cioè tu riconosci le persone con cui ti rapporti, riconosci i produttori, i consumatori, ma al di là di questo ruolo vedi la persona, e se vedi la persona vedi la relazione, e se vedi la persona e vedi la relazione vuol dire che vedi quel criterio di giustizia che ti impone di fare operazioni o di muoverti nel rispetto della dignità delle persone, nel rispetto del valore della relazione. Solo a quel punto inizia lo scambio, nel senso di far circolare, produrre e far circolare prodotti. Quindi, detto in breve, un conto è lo scambio che come norma c'ha lo scambio stesso, quindi diventa una guerra, diventa un misconoscimento dove il denaro diventa onnipotente, è lui che decide, è lui che impone alla la sua sostenibilità, cioè la competitività. Altro è quando tu parti dalla relazione, dal riconoscimento della dignità umana, dal rapporto reale tra le persone, che non è né virtuale né mediato dal denaro, e solo a quel punto lo imposti secondo una giustizia che è dovuta sia ai produttori per certi aspetti che ai consumatori per altri aspetti. Ecco, allora perché dico che è una forza? Perché il commercio eco e solidale porta questa logica altra, questa logica diversa, di autentica reciprocità nell'esperienza del produrre e del consumare, cioè la radica nel cuore dell'economia, almeno dell'economia quotidiana delle persone. Questo perché è importante? Perché fate il confronto tra capitalismo e democrazia. Non è lui che interrompe, siamo noi, sono io che sono noioso, giustamente fa un po' di casino. Allora, l'alternativa qual è? Che il capitalismo come tale è diventato una forma collettiva di vita,
cioè è entrato nelle menti, nelle coscienze, nei sentimenti, nelle abitudini, nella definizione dei tempi, degli spazi, delle città, nel rapporto con la natura. Il capitalismo è la cultura totale, cioè permea di sé ogni ambito della vita, è diventata una forma di vita. Noi abbiamo non un'economia di mercato, una società di mercato, cioè vuol dire che tutta la società è vissuta come un mercato globale. Ai tempi del povero Marx si poteva ancora dire l'economia è la struttura, cioè le fondamenta, come in una metafora edilizia, e tutto il resto, lo sport, il diritto, la religione, cioè le pareti, il tetto, la soffitta, bene, ai tempi di Marx. Oggi invece la società è diventata una infrastruttura dell'economia. L'economia è la società e la società veramente umana è diventata interna, un circoletto interno all'economia. Ecco perché per noi cambiarla è tanto difficile. Allora il capitalismo è una forma di vita. La democrazia in questi decenni non è ancora diventata una forma di vita. Particolarmente in Italia, dove noi abbiamo una serie di tradizioni, tra virgolette, culturali, ostili alla democrazia. Noi siamo la terra di Machiavelli, cioè la conquista del potere per il potere. Siamo la terra di Guicciardini, quindi il particolare, scherzare, io sono di Ancona, mica sono di Pesaro, allora ognuno ha le sue cose, questo per noi è radicatissimo. Noi siamo la terra della Chiesa Cattolica, tra virgolette nel senso cattivo, non nel senso buono, cioè non di quelli che hanno vissuto il Vangelo, ma tutti quelli che hanno alterato il cattolicesimo, cioè ne hanno fatto uno strumento di potere, di qualsiasi compromesso, tanto il bene c'è nell'aldilà, su questa terra devi fare gli affari tuoi. Quelli hanno desertificato la coscienza del popolo italiano. Quel cinismo, quel senso di illegalità normale, che lo Stato significa che non è di nessuno altro che il bene comune, quindi tu non paghi le tasse, te ne approfitti, mica sei tu lo Stato. Lo Stato è il tuo nemico, quindi tu troverai il modo per fregarlo lo Stato, no? Ecco, questi filoni di anticultura da noi sono radicatissimi. Quindi in Italia, si può dire anche per altri paesi, ma in Italia la democrazia non è una forma di vita. Al massimo, quando va bene, è una procedura elettorale. Un tempo forse era anche il pluralismo nella stampa, nelle televisioni, quello ce lo siamo giocato in questi ultimi 20 anni. Allora, il commercio equo e solidale che fa? È uno spaccato in cui la democrazia partecipativa, perché equità e solidarietà fanno parte della vita democratica, diventano forma di vita. Cioè, se tu incontri questa esperienza, ne puoi fare una esperienza generatrice di cambiamento esistenziale. Cioè ti dà dei criteri per vivere in modo democratico, dove democratico vuol dire non che voti o vince la maggioranza, vuol dire rispettoso delle persone, della natura, della bellezza, diventa una forma di vita. Allora più si diffonde la pratica e la logica del commercio equo e solidale e più noi siamo educati a vivere in modo democratico, non solo a votare ogni tanto, ma che la democrazia diventi uno stile di vita. Un altro elemento di concretezza, di positività, ecco, pensare appunto le botteghe come laboratori di proposte, punti d'incontro, io direi centri di iniziativa culturale e civile, cioè dovrebbero potersi qualificare come luoghi di coordinamento di tutti quelli che stanno oltre il contagio liberista, cioè di quelli che hanno mantenuto una visione o almeno un desiderio di vivere in un altro modo, che non sia lo stile di vita plasmato o di sopravvivenza plasmato dal liberismo. Quindi pensare meglio le botteghe come soggettività attive sul territorio, poi ne parleremo. Un terzo importante, diciamo, punto di efficacia del commercio equo e solidale: perché le botteghe o le iniziative di questo movimento non possono essere luoghi di crescita della conoscenza, di quella conoscenza che, dicevo, manca e ci rende acritici a priori, e quindi ci beviamo la propaganda che passa da tutte le parti, dalle università ai media, ai discorsi quotidiani, quella propaganda invece che ci stupidisce. Ecco, a che tipo di conoscenza mi riferisco? Voi sapete che in questi decenni alcune tradizioni hanno anche una radice ancora più lontana, in realtà sono maturati, spesso quasi sempre anche come esperienze, non solo come teorie, dei modelli alternativi, cioè di economie che non sono liberismo o capitalismo. Anzi, a rigore il capitalismo, per come si comporta, non è neppure un'economia, perché economia, la conoscete l'etimologia, ma vuol dire la legge di amministrazione della casa, non di distruzione della casa, non è un atto per essere parassiti della natura, dell'umanità, vuol dire proprio la buona amministrazione della casa.
Quindi la vera alternativa sarebbe o economia o capitalismo. Capitalismo non è un'economia, è la distruzione dell'economia per le persone, per i popoli, di compatibilità con la natura. Allora, ci sono altri modelli, io ve li cito solo, per esempio l'economia non del dono, che in questa forma così diretta non esiste, l'economia delle relazioni di dono, quella sì, in Africa, in America Latina, la conoscono, sono sopravvissuti al capitalismo grazie a questa, quindi esiste, è un'esperienza. L'economia gandhiana dell'amministrazione fiduciaria, in India insomma ci sono correnti che la studiano, la praticano, ci sono prospettive di questo tipo. L'economia di comunità, con tutti i suoi limiti, però caspita, in Italia ci abbiamo avuto Adriano Olivetti, che non sta dietro a noi, sta davanti a noi. Magari fossimo all'altezza della coscienza economica e democratica di Adriano Olivetti, no? E non dobbiamo dimenticarlo, quello è stato un esperimento importante. La tradizione economica islamica, si potrà dire tutto quello che vi pare dell'islamismo, ma caspita, questi praticano l'economia, almeno secondo il Corano, senza l'interesse, l'interesse è vietato. Non sono stati così ipocriti come la tradizione cristiana, la tradizione ebraica, che a un certo punto hanno deciso che il prestito interesse non era usura e hanno legittimato praticamente l'usura cambiandogli nome. Questo l'hanno fatto sia i cristiani che gli ebrei. Buffo che lo facevano, dicendo, i cristiani dicevano, beh, agli ebrei lo possiamo praticare. Gli ebrei dicevano, beh, i cristiani lo possiamo praticare. E hanno costruito le radici culturali già nel Medioevo di quello che poi fu il capitalismo. Le radici culturali del capitalismo sono nate così, cioè dando una lettura alterata della Bibbia. Pensate, quindi c'ha un'origine religiosa. Ecco, l'Islam invece dice, tu non puoi praticare l'interesse e non puoi produrre denaro con il denaro. Cioè con le lotterie, col gioco d'azzardo, con la finanza, il denaro deve essere legato al lavoro. Quindi da quel modello ci viene, al di là delle attuazioni pratiche, che pure loro dopo svicolano, però c'è un'indicazione preziosa. Il modello della bioeconomia, che poi è stata la mamma della teoria della decrescita di Latouche. Nicolas Georgescu Rogan, pochi magari lo conoscono, ma è stato il primo vero grande economista, non per niente aveva prima studiato fisica e biologia, che si è reso conto che l'unica economia possibile deve tener conto della seconda legge della termodinamica, che se tu produci 5 hai bruciato 8 per produrre 5, allora devi costruire un'economia della sobrietà, della compatibilità. Notate che lui rideva anche dell'espressione sviluppo sostenibile, la considerava contraddittoria. Non dobbiamo perseguire lo sviluppo, comunque lo chiamate, dobbiamo perseguire l'armonizzazione, perché siamo nel pianeta Terra, c'è il vincolo della natura e c'è questa perdita costante di energia, altrimenti noi chiudiamo il futuro alle prossime generazioni. Quindi è un modello importante. L'economia di comunione, il cosiddetto modello dell'economia civile, che a mio giudizio da tutti questi è il più moderato, il più compatibile col modello capitalista, però introduce dei criteri già diversi. L'economia del bene comune, la conoscerete, progettata da Christian Felber, questo economista austriaco, già più di 2000 aziende la stanno seguendo, e l'economia solidale e partecipativa. Allora, se io anziché isolare questi 8 modelli, ne ho contati 8, prendo il meglio da loro e tento di costruire un modello integrato adatto al tempo nostro, quali sono alcuni elementi che sono importanti per chi pratica il commercio equo e solidale? Trascelgo soltanto alcuni elementi perché qui il discorso sarebbe lunghissimo. Allora, da una parte il primo dato, la trasformazione del sistema dei valori. Cioè in questi modelli economici ci si rende conto che in realtà tra l'esperienza quotidiana delle persone, la società civile la chiamiamo, no? E il funzionamento del mondo economico c'è una contraddizione tra sistemi di valore. Cioè, in quanto lavoratori, produttori, speculatori, insomma soggetti dell'economia formale, noi abbiamo alcuni valori, cioè il valore della competizione, il valore della crescita, il valore del profitto, tutto questo lo chiamiamo normalmente capitale, quella orribile espressione capitale umano, oppure capitalizzare, qualsiasi lavoro, valore si chiama capitale. Nella nostra vita quotidiana, noi se non siamo proprio diventati casi psichiatrici, non ci possiamo permettere di seguire questi valori. Cioè noi dobbiamo stare a valori come la sincerità, la lealtà, la fiducia. Cioè immaginate, tra persone, nelle relazioni affettive, se usassimo i criteri della competizione, no? Del prevalere sull'altro, nessuno di noi ci avrebbe uno straccio di rapporto umano. Allora, nel mondo vitale delle persone non possono funzionare i valori del sistema, dobbiamo poterci orientare ad altri valori. Allora, la scommessa dei modelli alternativi è questa: invertire la tendenza.
Cioè non sono i valori dell'economia formale a colonizzare i valori del mondo quotidiano delle persone. L'inverso, cioè i valori del mondo quotidiano delle persone, l'amicizia, la solidarietà, l'equità, la fiducia, la lealtà, devono entrare ed essere tradotti nel mondo economico. Quindi questa è una grande indicazione, non creare isole felici dove le persone ancora si riconoscono come persone ma nelle piccole dimensioni. Poi si tolgono quelle vesti lì, vanno sul mondo del lavoro e ricominciano a diventare delle belve come tutti gli altri. L'inverso, in quelle isole felici tu devi sperimentare dei valori che siano una forza trasformativa del mondo dell'economia. Questa è la prima grande indicazione, cioè i valori sono energie, non sono astrazioni. Quello che sperimentiamo tra noi, nel migliore dei casi, è un potenziale di energia trasformativa. La seconda indicazione, la rilocalizzazione, cioè il valore dei territori, delle comunità. Naturalmente in chiave ospitale, aperta, no? Ma lasciare alla Lega il tema del territorio, della comunità, è folle. Perché appunto un nuovo comportamento democratico, economico, deve partire dal riconoscimento delle comunità locali. Una terza indicazione, la ridefinizione della funzione del mercato. Cioè oggi noi abbiamo il mercato trattino guerra. Quando si dice mercato vuol dire un dispositivo di guerra. Ecco, ridefinirne il significato, questo fanno le economie alternative. Mercato, come dicevo prima, commercio, devono significare relazione tra le persone. E in quella relazione tra le persone tu trovi il criterio effettivo per orientare l'andamento economico. Allora il mercato non va soppresso, se tu lo sopprimi arrivi dritto al socialismo reale, va riumanizzato, riorientato come pratica di relazione, come pratica di reciprocità, questo lo indicano tutti i modelli alternativi. Da ultimo la tutela del valore del lavoro e dei lavoratori, cioè non è possibile continuare ad assecondare questa deriva per cui per stare ai margini di profitto io taglio costantemente sui diritti, sulle persone, sui tempi. E ovviamente disumanizzo completamente qualsiasi agire economico. Occorre invece avere il coraggio e stabilire qui le alleanze giuste, i sindacati, quelle forze politiche che ancora si ricordano di questo valore, no? Cioè lottare perché il valore del lavoro delle persone, dunque il valore delle persone, siano riconosciuti dentro l'economia, non la domenica a messa, lì è facilissimo, ma dentro l'economia. Allora occorre che ci siano realtà concrete economiche, non filosofiche, non morali, non intellettuali, economiche, che praticano il riconoscimento del valore del lavoro. Allora se è questo, mi avvio alla conclusione, io direi che l'impegno di chi lavora nelle botteghe, nel movimento dell'equo e solidale, no, dovrebbe esprimere queste diverse forme di cura. Primo, la cura nel rapporto con i giovani, no? Giustamente il documento lo sottolinea, non è che quelli dell'età mia cambieranno il mondo, semmai potranno dare una mano, ma soprattutto fare in modo che siano al centro le soggettività delle nuove generazioni, che oggi vengono da subito, già a 20 anni, già a 10 anni, drogate da questa ideologia che dice loro che non possono cambiare il mondo, ma loro devono diventare flessibili. Per cui questi hanno 20 anni, è come se ce ne avessero 80. Cioè li invecchiamo precocemente, gli riempiamo il cuore di disperazione, gli mettiamo nel cuore la paura del futuro. Questo è uno dei delitti peggiori di questa civiltà attuale del capitalismo. E non dobbiamo permettere che le nuove generazioni siano sacrificate in questo modo. Quando tu c'hai un figlio di 16, di 18 anni, che minimamente si rende conto della realtà, ti guarda e ti dice, ma che mondo ci avete lasciato? È veramente imbarazzante rispondere. E non è che potevi dire, ma abbiamo provato, abbiamo fatto. Ecco, almeno tardivamente dobbiamo ristabilire un rapporto con loro, questo è proprio doveroso e imprescindibile, sia dal punto di vista morale sia dal punto di vista dell'efficacia. Storicamente non esiste mai un vero cambiamento positivo della società se non c'è un risveglio delle nuove generazioni. Non si è mai visto che la generazione dei sessantenni, improvvisamente, dopo aver costruito il mondo in quel modo, arriva e poi lo ricambia. Questo storicamente non succede mai. Quindi se non liberiamo loro, se educare non diventa liberare, già direi bambini, perché i giovani poi sono già stati formattati e spenti da bambini. Dobbiamo ripartire dai bambini, dalle scuole elementari, alla scuola primaria, alla scuola materna. Poi via via stabilire un rapporto con i giovani che li renda veramente protagonisti, non che gli dia qualche concerto dicendo quelle sono le politiche giovanili. Il rapporto con le comunità locali, naturalmente qui e nel mondo. Commercio equo solidale c'è una relazione internazionale, benissimo. Valorizzare allora la dialettica e il dialogo tra le comunità locali e le istituzioni.
poi anche se questo è più difficile, un impegno verso quei settori minimamente più permeabili dei sindacati e dei partiti. Capisco che qui lo scetticismo diventa massimo, ma bisogna pure scuoterli innanzi non tanto su quella singola scelta o su quell'altra, ma sulla presunta visione che loro hanno della realtà, cioè non la vedono proprio. Se voi sentite parlare, che ne so, adesso non voglio fare battute, però uno sente parlare Renzi e sente il tipo di logica, di cultura che esprime, gli slogan, le battute che fa, al di là se sia simpatico, antipatico, se vince, se perde, al di là di qualsiasi giudizio, dice, ma questo, gli elementi di conoscenza della realtà, dove li prende? Allora, se in realtà come il commercio equo e solidale non sollecitano, oppure faccio un altro esempio, sente, che ne so, il segretario generale della CISL, se lo sentite parlare, vi cascano le braccia. Allora questi, la conoscenza della realtà, come se la fanno? Che libri leggono? Che persone incontrano? Che giornali? No. Allora è importante che chi invece ci sta nella realtà, perché l'ingiustizia la vede, vede le vittime, cose di alternativo, questo significa stare nella realtà, solleciti chi sta nei sindacati, chi sta nei partiti, almeno dicevo i settori più vicini, perché questi cambino, si mettano in discussione innanzitutto nella percezione della realtà. Ecco perché poi al di là della buona fede o mala fede sbagliano completamente, e se va bene sono sterili, se no sono chiaramente dannosi. Ecco, stanno fuori della realtà. Allora non si può perdere il rapporto con loro, perché altrimenti loro fanno molti danni, no? E quindi questo bisogna frenarlo, attutirlo almeno. Ecco la conclusione. Allora io credo che in queste direzioni di cui abbiamo parlato, rapporto con i giovani, col territorio, rapporto con le istituzioni, le botteghe, il movimento del commercio equo e solidale dovrebbe poter diventare ancora di più, perché infatti lo è, non è che vi sto dicendo cose nuove, no? Ti dico solo, rafforziamo questo impegno, un luogo e anche un soggetto visibile, accessibile, di emersione della coscienza. Io credo che quando c'è coscienza tu vedi la realtà, vedi i valori, vedi quello che è accettabile e quello che non è inaccettabile. È la coscienza che ci fa vedere l'alternativa, una società diversa, un comportamento diverso. Quando siamo senza coscienza ci troviamo a dire sì sì bello, però è impossibile. Sapete quell'espressione di scetticismo che ci viene a tutti sulle labbra, anche a noi, quando diciamo caspita, però le difficoltà sono tali, di tempo, di energie, di scoordinamento, quante difficoltà, e diciamo sì sì ma non è possibile. Attenzione, non è un calcolo realistico delle energie, vuol dire che la coscienza si sta spegnendo. Quando la coscienza personale e collettiva si risveglia, caspita, le possibilità le vede, sa dire i suoi no e sa dire i suoi sì. Quindi io immagino le botteghe come luoghi di emersione di questa coscienza, in particolare una coscienza che suscita le energie per cambiare. Io direi soprattutto, quando uno parla di cambiamento generico, che cosa va cambiato soprattutto? Le regole, cioè il diritto. Avrete fatto caso che questo sistema, quando radicalizza il suo disegno di egemonia, la prima cosa che cambia sono le regole. Ti cambia le regole sul mercato del lavoro, ti cambia le regole delle costituzioni, ti cambia le regole. Allora la risposta passa proprio anche per un confronto sul piano del diritto, come fu nella stagione di vere riforme, per esempio negli anni 70, in cui c'erano invece riforme giuridiche positive, cioè di dire, ma quali sono le leggi che tradurrebbero questa sensibilità, questa coscienza della giustizia? Leggi nell'economia, leggi nel modo di lavorare, leggi relative a rapporti internazionali, leggi come una riforma fiscale proporzionale e patrimoniale, sono leggi. Allora noi dobbiamo credere di più nella forza del diritto, perché l'avversario lo usa. Noi dobbiamo rovesciare questo e fare in modo che la coscienza collettiva, nel risvegliarsi, possa progettare leggi nuove, tradurre nel diritto questa coscienza equa e solidale. Chiudo veramente, certo, a sentire un discorso di questo tipo, fatto con amicizia ma abbastanza da fuori, non è che ho un'esperienza diretta come voi, no? Io credo che salga un po' di ansia, perché uno dice, caspita, quante cose dobbiamo fare, e quando le facciamo? Siamo pochi, abbiamo poco tempo, non abbiamo un euro. Dice, questo ci parla di rilanciare la democrazia, di sconfiggere il liberigio, e l'ansia sale, no? Ecco, direi che il punto è questo, no? Non di fare più cose. Un'analisi più mirata, di là se lo sia la mia, ma in generale, no? Lavorare per una lettura più lucida della realtà, per capire veramente quali sono i passi essenziali, no? Ci può dare intanto una maggiore intensità nel nostro impegno,
un conto è mettere, no, 5 ore di tempo proprio in modo così quasi scorato, depresso, un conto metterci una passione, un'intensità. Poi ci può dare appunto maggiore determinazione. Allora, secondo me non si tratta di fare più cose, cioè i rapporti con le scuole, con i giovani, con le università. Pensate a una bottega che si correla a un'università dove c'è qualche economista sano, ce ne stanno pochi ma ce n'è qualcuno, e tu c'hai una fonte di conoscenza che utilizzi, non è che le prendi solo per sentito dire di terza mano. C'hai un'università vicino, stabilisci un rapporto, c'hai vicino delle scuole, per forza ce l'hai, stabilisci qualche ingresso, qualche possibilità di rapporto con i giovani, con gli insegnanti di quelle scuole. Pensate, mica passa solo tramite noi, passa anche tramite gli insegnanti. Allora, se io ho cura di tutte queste cose, uno dice, caspita, si moltiplicano gli impegni. Ecco, io credo che non si tratti di fare più cose, ma di fare meglio le cose essenziali. Fare meglio le cose essenziali. E direi che oggi veramente essenziale e urgente è togliere le vittime dall'inferno in cui si trovano. Cioè, il commercio e la costruzione non è un'opzione intellettuale, non è solo perché ci sta più simpatico e più carino, si tratta proprio della sopravvivenza, della sofferenza, dell'ingiustizia che grava su tante persone. Quando ti ricordi di questo, allora veramente io credo che l'energia ti viene e capisci che deprimersi è un lusso che non ti puoi permettere. Quindi. Un elemento che noi siamo nel mercato, ci viviamo, purtroppo faccio un lavoro per commercialista, per risolvere, quindi conosco le leggi, sono anche uomo di diritto, per cui su questa cosa condivido moltissimo che la modifica della struttura societaria vada fatta in base alle regole, le regole sono le norme, e purtroppo però le norme le fa il Parlamento, quindi è importante chi fa in Parlamento, perché su questa cosa, se non ci movimentiamo su questo tipo di coscienza, sono convinta di due elementi. Uno, vorrei fare una precisazione sul fatto dei derivati. Effettivamente nel mondo esistono molti più derivati, esiste l'ultima analisi, gli hanno detto che i derivati esistenti sono 6 volte il PIL mondiale, cioè quindi noi abbiamo talmente tanta finanza finta che è 6 volte il nostro PIL, quindi se dovessimo domani chiudere tutti i derivati non si sa come faremmo, cioè è impossibile. Quindi questa cosa già mette in anticipo qual è la realtà. E un'analisi di questo tipo voglio farla perché 3 anni fa in una conferenza che facemmo alla Bocconi a Milano fu proprio il discorso delle regole. Le regole del mercato finanziario non è che le fa ogni Stato, cioè ogni Stato fa le sue, ma in realtà non esiste una regolamentazione mondiale. E questa è la precisazione che voglio fare, perché molto spesso si parla di questa cosa e quello che ha detto fondamentale Mancini è la mancanza conoscenza delle cose, e spesso mi combatto questa cosa quando sento in televisione delle cose assurde che vengono dette e che non corrispondono assolutamente alla realtà delle leggi, quindi cioè viene detto il contrario di quello che viene fatto. Allora in realtà le leggi sul mercato non esistono a livello mondiale e la volontà di farle non è stata da nessuna posta in essere, e quello che è accaduto non è accaduto per un evento straordinario, è accaduto perché esistono sistemi di frode. Quindi è stato analizzato nel mercato che la crisi di Lehman Brothers, così come delle altre società, non è dovuto al fatto che i derivati siano le regole dei cannibali che mangiano l'economia, perché i derivati sono strumenti finanziari creati alla copertura dei rischi, quindi pensate, al contrario di quello che è stato fatto. È l'uso non regolamentato che ha permesso a questi strumenti di distruggere l'economia reale. Quindi è proprio qui la differenza, che la coscienza è quello che manca in un'economia come questa, è l'etica. Cioè nessuno fa una cosa senza lo scopo finale, cioè la conoscenza e il fatto che viene fatto tutto per un solo scopo, il denaro. Non per la persona. Quindi l'etica non esiste, quindi il mercato, le frodi che hanno comportato questo boom, questa bolla speculativa che ha portato in soluzione di alcune economie reali. Per questo voglio essere cosciente, dobbiamo essere coscienti, non è che non esiste, quindi proprio noi dalla base dobbiamo capire che bisogna avere coscienza e condividere sul fatto dell'ignoranza, cioè bisogna cominciare a leggere le cose e a capirle da soli, perché quello che ci viene detto purtroppo non è la verità. Un altro paio di osservazioni e poi diamo la parola a Mancini. C'ha il coraggio di... Posso? Mi piacerebbe sapere... Ma senza... Sì, no, però... Scusami, tutti sentiamo vicino.
Mi piacerebbe sapere, dicevo, qual è la sua opinione del ruolo della Germania nella fase attuale. Che bella domanda! Dove? Bella domanda! Parole, se altri? Allora, in merito all'osservazione che ha fatto lei, il commercio equo e solidale pone delle basi differenti, diciamo, all'interno di questa economia. Un grosso attrito che c'è stato all'interno della, tra virgolette, cooperativa, se consente questo termine, è comportarsi in modo completamente differente sul, per esempio, sul marketing di cui si è parlato. C'è stato, diciamo, da quello che ho capito, un distaccamento, cioè un diverbio, esatto, si sono formate due fazioni. Come si deve comportare da un punto di vista di marketing? E perché, come hanno detto anche i contabili, questa qui è un'attività commerciale, quindi è importante fare uno studio, comunque sia affidarsi a delle ditte, comunque sia, secondo me, coscientizzare, tra virgolette, i soci, cioè le persone della bottega in questo ambito, ma non in maniera ammalata, come per restare sul mercato. Grazie. Mi collego un po' alla sua domanda, facendo riferimento al documento che lei ha citato all'inizio, canalizzato, che io personalmente non ho letto. E lei dice che il metodo che l'Agices propone, no, è di vendere proponendo valori. In realtà adesso questo lo fanno tutte le grandi firme, per cui si dice che non si vende più la scarpa, che ne so, la Nike, piuttosto che l'insieme dei valori del mondo Nike. Adesso butto lì, chiaramente poteva essere qualunque altro nome, non è una pubblicità. E quindi in che cosa dovrebbe essere diverso il commercio equo in questo? Perché è vero che sono valori, però anche gli altri lo fanno, anche il commercio normale, tradizionale, normale, diciamo tradizionale o comunque capitalistico in senso negativo. Cioè io penso che tutto questo è un barabanna, manca una cosa fondamentale dell'essere umano come individuo, è la coerenza con se stesso. Cioè spesso e volentieri ci si riempie la bocca anche di commercio equo e solidale, poi magari se ci capita che costa di meno andiamo dal cinese a comprare la roba. E allora se alla base di tutto, e questo è anche importante, come diceva, nella formazione dai bimbetti così ai ragazzi di 20 anni, alla base di tutto è passare il concetto di coerenza nelle proprie scelte, anche se ti fa fatica, perché alle volte vorresti prendere una strada diversa, però sapere che quella che stai intraprendendo è la strada giusta, la coerenza io penso che riesca alla fine a smuovere veramente le montagne, perché se uno crede in una cosa va avanti sbattendo il muso, ma piano piano i muri si abbattono in questa maniera. Quindi ce la dobbiamo un pochino ritirare fuori sta parola, e questa è una delle cose fondamentali che per esempio chi c'ha i figli dovrebbe fare sempre, anche se costa una fatica enorme, e dopo non ci possiamo lamentare se gli lasciamo un certo mondo, perché ne siamo responsabili in una maniera assurda. La mia invece era un attimo una riflessione sul discorso della conoscenza. È vero, la cosa migliore sarebbe appunto, anzi è, avere la conoscenza, e che attualmente, perlomeno personalmente, ritengo che con l'avvento anche delle nuove tecnologie, il fatto che siano disponibili anche tramite un cellulare tantissime informazioni, in realtà è servito anche a nascondere, secondo me, alcune informazioni. È un semplice fatto che si è arrivati per certi versi a un'overdose di informazioni, tale per cui in realtà molte volte le informazioni più importanti sono sommerse da tonnellate e tonnellate di informazioni inutili, tale per cui in realtà andare a cercare quelle che sono le conoscenze giuste e non quelle traviate da altri mezzi o da altri mondi
diventa sempre più difficile. In passato queste giuste vere, cioè certo, no, sono su quello, quindi è diventa difficile, come anche aveva detto negli incontri anche Luca Martinelli quando era venuto a effettuare incontri appunto anche da noi, e ha detto chiaramente che molte volte le informazioni, trovare le informazioni che sono quelle appunto vere su cui poi basare le proprie conoscenze diventa sempre più difficile. Quindi bisogna essere bravi anche in questo, a cercare di fare una cernita, ma ormai diventa sempre più difficile, una cernita sulle vere informazioni su cui basare le proprie conoscenze. Ok, siccome erano tante osservazioni, che tutte molto interessanti e pertinenti, io lascerei di nuovo la parola a Roberto. Sì, allora grazie. Sono tutte questioni, no, su cui dovremmo un po' appunto confrontarci, anche per chi fa un lavoro quotidiano, si incontra, no? Nel senso che anche io ho le risposte, no? A tutto, assolutamente no. Vi dico quello che pensavo sentendo, no, le questioni che avete posto. Sul ruolo della Germania facciamo presto, cioè è chiaro che loro sono tentati, no, di svolgere una funzione egemonica, di stabilire una loro egemonia sul continente europeo, non considerando assolutamente la legge dell'interdipendenza oggettiva, cioè che se l'Europa va a rotoli, la Germania può avere l'egemonia che vuole, ma la perde anche lei. Quindi in realtà non è al momento un ruolo positivo, come non è in generale un ruolo positivo quello delle espressioni politiche di governo, la Commissione europea, i vari governi che noi abbiamo, che vedete ormai sono rappresentanti degli interessi sostanzialmente delle grandi banche e dell'egemonia finanziaria. Cioè ormai la truffa è diventata la stessa parola Europa, non è più l'Europa, non è l'Europa dei popoli, l'Europa nata dalla seconda guerra mondiale, l'Europa che aveva come movente fondamentale di costruire una convivenza senza più tornare alle guerre che avevano lacerato l'Europa. Oggi l'Europa è mutata geneticamente, quindi quando sentite dire ce lo chiede l'Europa, rispedite al mittente, perché non è l'Europa, è un'usurpazione. Però la difficoltà di democratizzarla, che si gioca da un lato è vero sulla partecipazione politica e sulla conoscenza, la posta in gioco però forse più alta è sul cosiddetto modello sociale europeo, quello di cui sia Draghi che Monti ci hanno detto guardate non ce lo possiamo più permettere. Sapete che vuol dire, no, modello sociale europeo? Cioè vuol dire quello che si fa carico della fragilità delle persone. Tu ti ammali? C'hai un bisogno di educazione, c'hai un bisogno di sanità, non vieni abbandonato a te stesso? Vedete lo sforzo degli Stati Uniti, nonostante tutto li stanno superando a sinistra, no? Nel senso che noi eravamo quella parte, forse non solo noi, anche in altre zone del mondo, ma l'Europa, se c'aveva un merito, un lato veramente luminoso, era questo modello sociale. La sanità gratuita, l'istruzione gratuita, la previdenza, cioè tutti i capisaldi di una democrazia effettiva. Allora, rimettere in gioco il modello sociale europeo, dire come ha detto con crudo realismo Mario Draghi quando ha detto ma non vi preoccupate dell'incertezza politica in Italia, ha detto così, tanto c'è il pilota automatico, cioè non conta se c'è Letta, se c'è Monti, se c'è il pilota automatico, cioè la direzione delle decisioni politiche è quella, in mancanza di un risveglio dei popoli. Sapete, no, quell'analista della Deutsche Bank indiano che ha fatto notizia, è circolato anche su internet, sui giornali, perché ha usato l'espressione, ha detto non siamo nell'economia, siamo nella plutonomia, cioè la guerra dei ricchi contro i poveri è già stata vinta, loro dominano il mondo, e lui diceva, lui che è un analista per conto loro, quindi guardava le cose dal loro punto di vista, diceva attenzione, c'è un solo pericolo, dico abbiamo vinto, abbiamo sconfitto le democrazie, c'è un solo pericolo, che i popoli non siano più popolazioni, diventino popoli, prendano coscienza veramente delle cause della cosiddetta crisi e si ribellino. Quello è l'unico pericolo che l'egemonia attuale può correre. Quindi allora, rispetto a questo, è proprio importante da un lato ripoliticizzare la vita collettiva, cioè tornare a una partecipazione tale per cui quando un governo c'ha anche una risonanza, una partecipazione al governo europeo, inverte la rotta, cambia strada. Altrimenti al di là della Germania che c'ha questa funzione egemone dove vedete, no, la CDU con l'SPD alla fine si incontrano, hanno alla fine quasi la stessa logica, non hanno grossi problemi nel fare una grande coalizione, ecco, al di là della Germania è proprio importante che l'Europa nella sua interezza cambi completamente direzione politica, altrimenti non è più solo la Germania,
Voi avete visto in Francia Le Pen, la figlia, c'ha ormai è diventata il primo partito. In Ungheria praticamente c'è già il fascismo di Stato, l'Europa non dice niente, che l'Europa è interessata al pareggio di bilancio in Costituzione, al fiscal compact, ma non è interessata al ritorno del fascismo. In tutta l'Europa settentrionale risorgono movimenti xenofobi e così via. Da noi abbiamo delle forme, insomma, vuol dire il ritorno del fascismo in Europa attraverso altre forme, però insomma la sostanza è quella, capite? Non è più l'egemonia di uno Stato o di un altro, diventa l'imbarbarimento della vita collettiva. Cioè non possiamo pensare altro che uscire dalla crisi, così andiamo avanti proprio a una degenerazione del tessuto politico complessivo, che oggi è inimmaginabile. Cioè oggi forse ci sentiamo tranquilli dicendo ma siamo in Europa, attenzione, nel cuore dell'Europa possono ritornare i fantasmi del passato in un'altra versione. Sul tema di come il mondo solidale, no, ecosolidale, può fronteggiare le esigenze del marketing e del mercato, ecco, naturalmente io non ho la formula magica, però è chiaro che ogni volta che noi affrontiamo in modo impreparato questa sfida, certo che il mercato ti mette della compatibilità nei prezzi, nei tempi, nella distribuzione, no? Ma è chiaro. Allora, tu quello che puoi fare è da un lato prendere coscienza meglio di questi meccanismi, studiarli, e poi riservarti quella distanza critica dove dici i miei criteri sono questi, il meccanismo è questo, come faccio a non subire il meccanismo ma introdurre nel meccanismo stesso altri criteri? Questa è la sfida del commercio ecosolidale. Allora, che vuol dire farsi pubblicità, che vuol dire il marketing, che vuol dire stare sul mercato? Il criterio di fondo è che non devi starci, lo devi trasformare, se ci stai per trasformarlo, non solo per sopravvivere. Allora forse è chiaro che questo si fa non solo con la soggettività del commercio ecosolidale, che se è una soggettività isolata è chiaro come va a finire, si deve fare con una rete di altre associazioni, e poi soprattutto questo deve diventare deve trovare una traduzione politica, perché il mercato anche lui non è un dato di natura, si può orientare, si può trasformare. Vi faccio un esempio: immaginate una politica economica dello Stato che premia in termini di gare d'appalto, di defiscalizzazione, in termini di accesso alla conoscenza, premia le imprese ecologicamente e socialmente responsabili e invece sanziona le imprese selvagge. Cioè deve diventare economicamente svantaggioso fare i pirati in economia. Lo Stato c'ha il potere di fare questa trasformazione, può mettere leggi, può mettere regole, per cui il mercato c'è, ma è orientato molto diversamente. Allora, se non c'è una politica economica di ampio respiro di questo tipo, capite, il commercio ecosolidale da solo, dice io per stare sul mercato, per esempio chi lavora nelle botteghe, al di là dei volontari, ma chi esercita una funzione lavorativa, piano piano lo pago di meno, è la stessa contraddizione delle cooperative sociali, di quelli che stanno nelle comunità d'accoglienza, comunità per minori, del coordinamento nazionale della comunità d'accoglienza, pure loro hanno la stessa contraddizione. Quanto lo paghi un operatore per stare sul mercato? Abbassi, riduci i diritti. Ecco, allora occorre spezzare questo isolamento, correlarsi con altre reti, altre associazioni e puntare alla risposta politica. Se manca la risposta politica, noi non abbiamo gli strumenti per risolvere il problema, quindi è chiaro che a poco o moriamo o ci adattiamo al meccanismo, capite? Allora occorre uscire dall'angolo, dall'isolamento. Terzo elemento, vendere proponendo valori, si diceva lo fanno anche le grandi firme. Ecco, qui però bisogna intendersi sui valori, non è tanto un'occasione, un gesto, no? Come la beneficenza, come quella, chi vuoi che non la faccia. Il punto vero è che valori in questo mondo qui significano, dell'eco solidale, significano primo le persone, le relazioni, i popoli e la natura. Ma non è un valore occasionale isolato, il valore della solidarietà. E mandi l'SMS con 2 euro, non è quella la solidarietà. Il valore vero non è un'astrazione, è la concretezza della vita delle persone, delle relazioni, del mondo naturale. Allora i valori di cui si fa carico il mondo dell'eco e solidale sono vissuti a questo livello. Ne scaturisce, ecco la differenza concreta, un altro metodo, cioè tu in ogni segmento del processo economico introduci questa qualità di coscienza. Non è solo in un segmento e il resto resta tutto uguale, per cui la Nike ti fa fare una cosa per la solidarietà. In ogni segmento, produzione, attingimento delle risorse, distribuzione, rapporto con i consumatori, allora tu introduci questa qualità. Per esempio, la fatica, no? Che anche sul documento dovrebbe essere approfondita. Il consumatore di per sé non è già cittadino, c'è uno scarto tra il consumatore e il cittadino. Deve poter diventare cittadino. Allora l'attenzione che tu metti bottega, che tu non lo tratti solo da consumatore, ti ricordi che è un cittadino e metti questa qualità.
chi opera dentro, lo stesso, i rapporti che c'hai con i produttori, lo stesso, cioè non rinunciare in nessun segmento, la pubblicità, lo stesso, in ogni segmento della catena economica, del progresso di questo giro economico, tu devi introdurre questa qualità. Se ci stanno segmenti dove non l'hai introdotta, saranno loro che alterano la qualità degli altri, cioè non basta che tu la metti in un segmento solo. Quindi in questo senso, dicevo, occorre una grande lucidità, no? Occorre veramente analizzare tutti gli aspetti. Sul tema della coerenza, no? Mi pare importante quello che diceva. Io lo tradurrei così, mentre parlava mi veniva in mente una vecchia canzone di Spare di Brassens, poi tradotta da De André, dove a un certo punto, Le Passanti, dove a un certo punto si parla di un vuoto di felicità. Vuoto di felicità, che vuol dire? Che questo tipo di meccanismo fa presa sulle persone, le illude di gratificazioni, di crescita, di benessere, ti compri la macchina più grande, ti compri la casa più grande, in una struttura di fondo che è una cultura del sacrificio. Cultura del sacrificio vuol dire passi per la distruzione, per la mutilazione di doti, di qualità, di persone, di relazioni, pensando che questo ti darà delle prestazioni tali che primo sopravvivi, secondo magari ci scappa qualche benefit, qualche gratificazione, qualche elemento di successo. Una cultura di questo tipo non si sarebbe potuta radicare se noi invece fossimo stati fedeli a una cultura della felicità, dove felicità non è quella della pubblicità. E non è neppure una meta, chissà quanto ne moda o nell'aldilà, se sei religioso pensi che c'è solo nell'aldilà. La felicità vuol dire la buona qualità delle relazioni che viviamo a partire dalle relazioni affettive. Allora il mondo lo cambia chi crede nella felicità, chi non ci crede si adatterà al peggio, perché nel cuore si porta una cultura del sacrificio, ricoperta da questo finto benessere della società dei consumi. Allora il vero, la coerenza è rispetto a che? Rispetto a quale criterio? È rispetto alla propria dignità, la dignità degli altri, che è proprio in sé una promessa di felicità, di pienezza, dove felicità non vuol dire privilegio, non vuol dire fortuna, vuol dire vita buona condivisa, anche a fronte di dolore, a fronte di oppressione. Non vuol dire che tu allora non puoi essere felice, il tuo modo d'essere rigenera spazi di felicità che dovrai condividere, quindi è la cosa più rivoluzionaria che c'è. Quando ci adattiamo alla mentalità del sacrificio, e lì convergono la morale, la religione, l'economia, tutte disegnate sul calco della cultura del sacrificio, allora certo che vincono i poteri dominativi, certo che la nostra cultura diventa una cultura di mortificazione. Ora, la vera coerenza, secondo me, richiederebbe questo, altrimenti prevale l'angoscia, il cui frutto più velenoso oggi è che tutti sono convinti che un'alternativa non è possibile. Primo, quando dicono alternativa non sanno di che parlano, perché proprio non la vedono, non sanno come potrebbe essere fatta. E poi sopra, per blindarla, dicono non è possibile. Ma quale alternativa? A che cosa? Se tu prima non leggi, non ti leggi, non ti ascolti, come fai? Non puoi neppure dire non è possibile, non sai nemmeno di che parli. Allora, se noi riscopriamo invece questa qualità di relazioni, si rigenera il pensiero, perché il pensiero in decenni di questa mentalità si stupidisce, si dissecca. Per trovare uno che pensa devi trovare milioni di persone, poi trovi uno che pensa. Allora recuperare questa profondità d'esperienza umana e sviluppare allora questa fedeltà a relazioni che siano all'altezza appunto di questa cultura della felicità. L'ultima cosa e chiudo, ecco la differenza tra le molte informazioni e la conoscenza. Voi lo sapete fin dalla scuola e ancora nell'università, oggi la conoscenza significa la ricerca su internet, che è una cosa ridicola naturalmente. Allora sperimentare, no, e permettere di sperimentare, che vuol dire fare ricerca? Cioè cercarsi effettivamente le informazioni giuste, avere un metodo adeguato e dentro, perché la conoscenza non è mai neutra, ma imparare il discernimento, imparare a valutare. La grande Hannah Arendt diceva: la politica è una questione di giudizio, cioè tu devi saper distinguere quello che è inaccettabile. Tu devi, il governo italiano fa i respingimenti, Maroni dice ho salvato delle vite, e devi esercitare il giudizio e dire questo sta dicendo il falso, sta dicendo il contrario, non è affatto normale. A Loreto hanno fatto l'ordinanza che non vogliono i mendicanti neppure davanti alle chiese, la città di Maria, però i mendicanti non ci possono stare, il vescovo non ha detto una parola e la giunta è di centrosinistra. Ecco, politica, il giudizio, e tu dici questa è una schifezza, inaccettabile, e ti mobiliti. Allora, rispetto a questo, la conoscenza richiede ricerca, discernimento, attingere insieme a delle fonti. Per questo dicevo, tu bottega equa e solidale o circuito coordinamento, ma che fai? Non attingi a un'università del territorio? Puoi avere un rapporto con quella università? A Urbino c'è Mario Pianta,
che è uno che l'economia critica la conosce benissimo, ma come non vai a trovare Mario Pianta, non vedi quali tipo, quali risorse conoscitive ti può mettere a disposizione? Allora è molto importante saper cercare, quindi non è che la conoscenza non è possibile, dobbiamo sgombrare il campo da queste finte informazioni più o meno mediatiche e attivare realmente processi di ricerca collettiva, di pensiero collettivo, tornare a pensare insieme, non è affatto tornare all'ideologia. Ecco, se facciamo questo, io credo che questo diventa una forza. Il capitalismo l'ha capito, lo sapete, parla di capitalismo cognitivo, mica stupidi, cioè usano la conoscenza per razionalizzare tutti i loro meccanismi di produzione e di accumulazione del capitale. Ora è proprio stupido che le forze democratiche, le forze di un'altra economia, altrettanto e ancora meglio, non attivino dei processi conoscitivi. Proprio per dare concretezza vi cito due libri nuovi, non so se l'avete visti, uno che vi legge la crisi, proprio in tre pagine vi spiega tutto, è il libro di Luciano Gallino che si intitola Il colpo di Stato di banche e governi, uscito da poco dalle Einaudi. Se vi leggete quello già ci avete un quadro e una bibliografia adeguati. Poi c'è un libro di Vincenzo Ruggero sulla criminalità in economia, cioè sul fatto che la nostra economia somiglia tantissimo alla logica della criminalità. Quindi prima vi dicevo, un tempo le facevano gli psichiatri le migliori analisi, adesso le fanno i criminologi, perché vedono proprio che non c'è più barriera, non c'è più linea di confine tra capitalismo e criminalità. Allora sono testi preziosi, importanti, che ci danno strumenti di coscienza e di conoscenza. Ecco, io credo, non sono sfiduciato, non mi preoccupa la grandezza del compito, anche perché primo mi ricordo che mai nessuno che abbia voluto cancellare la libertà e la giustizia nella storia del mondo alla lunga ha mai vinto, non ce l'ha mai fatta, ha procurato un sacco di lutti, un sacco di tragedie, ma alla fine è stato sconfitto. Quindi la libertà umana dalla faccia della terra è incancellabile, chi scommette su questo prima o poi perde. Il problema è di tempi, di anticipare non la sconfitta di chi fa questi disegni, quindi non sono affatto sfiduciato. Secondo motivo è che chi comunque sta dentro questa esperienza mette in campo sicuramente una passione che è proprio un elemento tipico di quella cultura della felicità di cui parlavo. Quindi non sprechiamo la nostra passione, non lasciamola isterilire o soffocare da una percezione così di scoramento, non ascoltiamola. Cioè quella espressione di scoramento dobbiamo invece riportarla, proprio condividere con altri le passioni che ci muovono, e vedrete che questo sarà contagioso ancora per altri, che quando scoprono questi temi su chiave teorica dicono sì, ma dove si può fare qualcosa? Io, gli altri, rispondiamo puntualmente, guarda che per esempio c'è tutto il mondo dell'equo solidale, cioè voi di fatto siete già in atto una speranza per molti altri che una volta scoperta la truffa non saprebbero che fare, non saprebbero a chi rivolgersi. Allora se insieme questo contagio positivo continuiamo ad alimentarlo nel modo più intelligente, più mirato, meno sprecone di energie possibile, allora veramente ci eviteremo insomma un futuro di essere ricordati come quel tipo di società che per non perdere qualcosa ha perso tutto. Ecco, questo possiamo ancora evitarci. Vi ringrazio. Con questo compito che sarà...